in collaborazione con . 31 minuti dopo le ore 20, buonasera, ben ritrovati, appuntamento di metà settimana con Zona Mista News. Oggi è giovedì, sono stati messi in vendita i biglietti per la trasferta di Lanciano, perché in questo momento il Lanciano è il prossimo, l'unico, l'ultimo ostacolo per mantenere la categoria nei play-out della Salernitana, che avrà il vantaggio di giocare la gara di ritorno alla Reiki con il vantaggio del migliore posizionamento in classifica. Il Lanciano mette in vendita i biglietti, la Salernitana dà una prelazione per i suoi abbonati, 1200 circa i biglietti a disposizione per il settore ospiti dello stadio Biondi sono andati letteralmente a ruba, sold out o quasi, perché alle 18.30 l'ufficio stampa della società frentana ci comunicava che erano stati venduti 1080 biglietti. La chiusura dei botteghini, delle prevendite è registrata a poco dopo le ore 20, quindi pochi minuti or sono. Non abbiamo ancora il dato definitivo, ma facile immaginare che si sia andati verso il tutto esaurito al solo primo giorno. Non mancano, non sono mancate, non mancheranno polemiche, sia per tutto quello che sta accadendo riguardo questa trasferta non trasferta, nonostante l'indecisione della partita, del contro chi si gioca. Intanto i tifosi della Salernitana hanno risposto presente e hanno preso d'assalto le sole 3 ricevitorie a Salerno, però ci sono problematiche, perché polemiche, perché la Salernitana aveva riservato un diritto di prelazione agli abbonati, sembra che tale diritto non sarebbe, stiamo registrando delle lamentele da parte di molti tifosi che hanno scritto al nostro sito internet di www.oggisalerno.it al link Zona Mista News. Le andremo a snocciolare, snoccioleremo anche l'aspetto tecnico, perché sul fronte di squadra Menichini fa la conta dei superstiti in difesa, non avrà disponibili Bagadur, che oggi sembra non si sia neppure visto alla seduta di lavoro allo stadio Arechi, quasi certo il forfè di Colombo. Buone notizie invece per quanto riguarda Imperator, che è un po' il pomo della Concordia, perché permetterebbe di poter slittare Tuia sulla destra, ma dell'aspetto tecnico ne parleremo soprattutto nella seconda parte. Buonasera Guglielmo Accardi, buonasera, amico, direttore sportivo e esperto, oltre che esperto e grande frequentatore dei nostri studi. Buonasera Guglielmo. Grazie per aver raccolto il nostro invito. Guglielmo, 1236 biglietti disponibili, 1080 alle 18.30, ressa davanti ai botteghini. Beh, diciamo che l'ennesima dimostrazione di affetto, l'ennesima dimostrazione di voler esserci a dare per quel che nelle possibilità ancora forza a questa squadra, che è chiamata veramente a questo punto a, ecco, tra virgolette, a dar conto a questa tifoseria, a non deludere ulteriormente quest'anno, insomma. Quindi, quanto sarà importante la spinta, la scorta dei tifosi, diciamo a Lanciano, poi parleremo anche di questo papocchio all'italiana, nella gara 1 dei play-out? Beh, è fondamentale, è chiaro che ci si aspetta una tifoseria che incoraggi, che sproni, che stimoli, non che magari alle prime difficoltà, ecco, magari cominci a contestare. Il pubblico amico può sempre dare quel qualcosa in più a un calciatore, deve dare quel qualcosa in più, e sicuramente sarà fondamentale che in massa, insomma, i tifosi arrivino a Lanciano. A Lanciano. E a proposito di Lanciano, c'è da dire che la società frentana, il Biondi, per il momento, proprio soltanto in settimana, sembra stanno ancora aspettando l'ok definitivo per la partita della post-season dei play-out. Per il settore, diciamo, di fronte alla la tribuna, si chiama, non è definito ancora, distinti, per poter veicolare buona parte degli abbonati della tribuna al settore distinti e quindi aumentare la capienza a circa 5.000, altrimenti la capienza del Biondi è di circa 3.500 persone. Se, come credo, ma di questo ne sono certo, dovesse arrivare il sold out, se non è stasera, arriverà domani, sono pochi, certo, spiccioli di biglietti, sarebbe quasi una partita, insomma, giocata su campo neutro, 1200 e passa salernitani contro poco più di 2000 del Lanciano, Guglielmo. Sì, ma poi voglio dire, con il calore e la rumorosità dei salernitani ne bastavano anche di meno.
Lanciano non è una piazza propriamente calda, quindi da questo punto di vista veramente c'è la possibilità di giocare sicuramente in campo neutro, se non addirittura con gran parte del pubblico dalla propria parte. E allora vediamo il servizio che abbiamo preparato proprio sul sold out immaginabile già da stamattina, perché si registravano delle file alle poche ricevitorie. Continuiamo a registrare, poi avremo modo di leggerli in studio, in diretta, le problematiche, le polemiche e un velo di amarezza per quanto riguarda qualche abbonato scontento. Vediamo il servizio. Mentre c'è chi continua a chiedersi perché, mentre i soloni del calcio, le istituzioni, i giudici, i magistrati, gli avvocati sono tutti indaffarati a stabilire chi sarà l'avversario della Salernitana negli spareggi di salvezza che valgono la permanenza in Serie B, c'è una sola certezza: i tifosi granata. Da oggi sono stati messi in vendita i tagliandi per la trasferta di Lanciano, in attesa naturalmente delle decisioni della giustizia sportiva e non solo, che arriveranno soltanto mercoledì prossimo, almeno quelle della giustizia sportiva. Per il momento, comunque, la classifica dice che i frentani saranno gli avversari nei play-out e il club rossonero ha messo a disposizione poco più di 1200 biglietti per il settore ospiti del Biondi ai soli possessori di tessera del tifoso o di supporter card. 1236 per la precisione. La torcida granata ha subito risposto presente e in massa. Già si registrano file e code nelle sole tre ricevitorie cittadine abilitate dal circuito GO2 che gestisce l'evento. Il prezzo dei tagliandi è di 10,50 € più diritto di prevendita e di 5 euro per gli under 14, sempre escluso il diritto di prevendita. La Salernitana ha riservato agli abbonati granati un diritto di prelazione per la sola giornata di oggi. Dovessero rimanere delle scorte, da domani i non abbonati, ma comunque tesserati, potrebbero acquistare il biglietto. Come detto, a Salerno sono soltanto tre i punti vendita abilitati: si tratta di Kaboom.it, Buenos Dias Viaggi e Tabacchi Briglia. Soltanto uno invece in provincia, a Eboli, Giobbo Musicheria. È chiaro che in caso di un ribaltone proveniente dalla giustizia sportiva con tanto di nuovo avversario, il Livorno, tanto per intenderci, i tifosi saranno risarciti del prezzo del biglietto, compreso il diritto di prevendita, e dovrebbero correre nuovamente in ricevitoria per fare un nuovo biglietto, stavolta per la trasferta in Toscana. Insomma, nel classico papocchio all'italiana, consumatosi nelle aule dei tribunali, l'unica certezza restano i tifosi, in questo caso della Salernitana, con altrettanto scontato handicap ai loro danni per la logistica di una trasferta tutta ancora da decifrare. Piccola curiosità riguardo delle trasferte giocate invece nella post-season, che vale in questo caso la promozione. Il responso dei preliminari playoff del campionato di B ha sorriso alle outsider e bocciato chi giocava in casa. Prima lo Spezia ha espugnato il Manunzi di Cesena e ieri il Novara ha ammutolito il San Nicola di Bari, regalandosi la semifinale. E pensare che proprio il Novara è una neopromossa come la Salernitana. La truppa di Baroni si sta giocando la massima serie, la Salernitana la permanenza in cadetteria. Anche in questo caso verrebbe da chiedersi perché. E sulle note dei Bronski Beat, Tell Me Why, bisognerebbe chiedersi perché, Guglielmo. Mettiamo un attimo da parte l'aspetto tecnico, dove tra l'altro stanno battendo bandiera a Corsare. Questo deve far riflettere il Novara, che era una neopromossa come la Salernitana. Notizia dell'ultimissimo secondo, perché mentre andava in onda il servizio abbiamo sentito l'ufficio stampa, Solerte, l'ufficio stampa del Lanciano, che ci ha comunicato che sono rimasti disponibili, quindi chiusura dei botteghini alle ore 20, sono rimasti disponibili poco meno di 100 biglietti per il settore ospite del Biondi, quindi sono stati rivenduti circa 1125 biglietti per il settore ospiti e per il match gara 1 dei playout tra Lanciano e Salernitana. Già alle 15, Guglielmo, quando abbiamo comunicato la tua presenza al nostro sito internet, Francesco ci scriveva, e qui proviamo a circoscrivere il più possibile questa polemica, però va fatta, va detta, va raccontata come fatto di cronaca.
Francesco ci scrive: 1200 biglietti già in fumo in 3 ore, in una giornata in cui solo gli abbonati potevano avere prelazione. C'è qualcosa che non va, ma stavolta farò regolare denuncia alla Digos in modo che vediamo chi ha fatto il furbo facendo sparire la scorta di biglietti per i propri interessi o amicizie sottobosco con gruppi o sigle varie. Purtroppo qui, se ci si comporta da persone per bene, si rischia di rimanere fuori. Allora adesso ci penserà chi di dovere. È una vergogna. A questo hanno fatto eco, Guglielmo, tanti messaggi. Io li leggo, insomma, contenitore di informazione. Allora si faccia di informazione, ci scrivono: testimonianza, segnalazione, non ho l'abbonamento e da persona rispettosa delle regole oggi ho dovuto a malincuore rinunciare all'acquisto del biglietto perché bisognava esibire l'abbonamento e rispetto della prelazione. Ho però assistito a gente che per conto dei gruppi di vari club consegnava liste chilometriche con nominativi a cui dover fare il biglietto. Erano tutti abbonati e, come lo hanno dimostrato, poi in serata si è diffusa la voce che un rivenditore aveva arbitrariamente aperto la vendita libera anche a chi non era abbonato. Ma a che gioco stiamo giocando? Siamo alle solite, la solita pasticceria, i soliti giochetti sotto banco di chi pensa che in questa tifoseria può fare la voce grossa, ma questa volta non finirà così. Siamo in molti che ci stiamo muovendo presso le forze dell'ordine e chi ha fatto imbrogli dovrà farsi passare il vizio. Chiedo scusa se per un minuto non si parlerà di tattiche e di scelte tecniche, ma è doveroso fare informazione. La facciamo, proviamo a farla come sempre. E ancora c'è chi, Guglielmo, conclude dicendo: confermo la tesi dell'amico, scrive Baga, che ha segnalato la presenza di club organizzati che hanno portato listoni di nomi con una spocchia e una prepotenza che sembravano i padroni di Salerno. Io adesso non conosco la vicenda, naturalmente per dovere di cronaca l'abbiamo girata, le autorità faranno i loro controlli. C'è anche da dire una cosa però, che vado senza voler fare il partigiano né dell'una né dell'altra parte, è chiaro che se con una lista, questa lista è di abbonati, possono avere la prelazione. Poi altro discorso è dire sì, ma la lista sarebbe opportuno che ci fosse di persona, certo, la persona interessata, però queste poi sono dinamiche che non conosciamo. Già il discorso della prelazione degli abbonati, insomma, c'è chi diceva io sono abbonato, insomma. Vabbè, diciamo ogni commento sarebbe anche, come dire, superfluo, perché non conosciamo la vicenda nella sua interezza. Però credo che aprire gli occhi su queste situazioni e chiedere dei chiarimenti, chiedere delle verifiche sia opportuno a questo punto. Assolutamente. E conclude Pietro: è proprio in questo momento, per il 4 giugno, cioè questa è una bella chiosa, non si può organizzare un maxi schermo per tutti i tifosi granata a Piazza Casalbore? È possibile che a Crotone, in occasione di Modena Crotone, siano organizzati con maxi schermo e a Salerno no? Beh, sarebbe una bella idea, soprattutto per i tanti tifosi che sarebbero voluti essere al fianco della squadra e magari, certo, non hanno potuto. Una bella iniziativa, e ci facciamo amplificatori di questa iniziativa avanzata da Pietro C. Guglielmo, nel pezzo, e quindi ci addentriamo all'aspetto tecnico e poi parleremo nella seconda parte, dicevo, è vero che parliamo di playoff, è vero che parliamo dei preliminari, quindi di una partita secca, però è soltanto un caso che le squadre, diciamo, piazzate peggio e quindi che avevano non il favore del fattore campo e che sulla carta erano quantomeno, certo, outsider, hanno espugnato lo Spezia, il Manuzzi di Cesena e il Novara, neopromossa come la Salernitana, il Bari in inferiorità numerica ai supplementari, dopo una partita che mi somigliava, fatte le debite proporzioni, il Milan-Liverpool del 3-0, che poi è finito a sfavore del Milan, che invece il Novara è stato capace di espugnare il San Nicola in inferiorità numerica. Cioè, è un caso. No, non è un caso, perché insomma il valore di quelle squadre è un valore, sono comunque valori importanti, organici validi, per cui ecco, nella partita secca sono le classiche partite dove veramente può succedere di tutto, e così è stato, perché anche a Bari, all'interno di una gara dove sembrava chiusa a favore del Novara, si è riaperta in maniera incredibile e poi si è richiusa in maniera altrettanto incredibile, perché un gol in inferiorità numerica in un preliminare appunto di playoff è veramente da suicidio. Però diciamo che questo è stato un po' il trend di tutto il campionato, nel senso che in quella fascia, insomma, di classifica si sono alternate tante squadre. Quindi dici tu, quinto, settimo, si equivalevano sostanzialmente. C'è una certa equivalenza di valori tra... Però quello, il dato che mi fa riflettere, ovviamente facciamo tutti i debiti scongiuri, è Bari. Cioè nel senso che tu hai il vantaggio alla fine dei play-off, dei supplementari, di chiuderla 3-3, sei passato tu. Sì, no, assolutamente. Quindi occhio anche a calcoli. Il dato, ma un po' in maniera un poco più generale, del calcio in generale, il dato è che il fattore campo sta perdendo sempre più significato, sempre più peso. È vero. Perché magari anni fa una partita del genere
era impensabile che, insomma, una partita di questa importanza era impensabile che una squadra ospite poteva spuntarla. Invece adesso siamo più abituati, insomma, a vedere squadre che anche con personalità, con forza, con convinzione vanno a imporre il proprio gioco anche fuori casa, anche in piazze calde, importanti come appunto quella di Cesena e come Bari. E possono, ecco, sul piano proprio tecnico del gioco, dire la loro. Prima di andare in pubblicità, cominciamo ad addentrarci nell'aspetto tattico e tecnico e soprattutto nella preparazione di una gara così delicata con lo slittamento dei playout, con l'incertezza anche per certi aspetti di sapere se giochi contro il Lanciano, almeno sulla carta è così per il momento, poi mercoledì aspetti la decisione del giudice sportivo. Giovanni, sempre al nostro sito internet, ci scrive: "Buonasera Marotta, facciamo capire alla squadra che a Lanciano è meglio giocare per vincere che pareggiare. Ricordo i playoff del 2011, Salernitana Verona, anche all'epoca si diceva di fare un doppio pareggio e invece perdemmo 2-0 a Verona. Chiudiamo il discorso salvezza vincendo a Lanciano, approfittiamo della squalifica di Giannonato, Ferrari e Di Francesco. Per Accardi, come vedresti Di Francesco alla Salernitana il prossimo anno in B? Secondo me il miglior giovane attaccante disponibile in B deve ancora compiere 21 anni, può essere l'erede della Padula, fossi in lotito lo prenderei subito. Io aggiungo anche che il suo alter ego, che dovrebbe giocare quasi certamente un altro ragazzo, adesso mi sfugge il nome del Lanciano, molto molto interessante, che è il DS Leone, prossimo a sedersi su dietro la scrivania del Chi Pescara. è Vitale? No, Rocca? Rocca? attaccante sempre. Ma Impredicato, vabbè, ci ti arriveremo. sfugge. Che sarà l'attaccante che scenderà in campo insieme vabbè. Lapsus freudiano. Di Di Francesco alla Francesco, magari voglio dire, uno dei giovani si è messo maggiormente in evidenza ed è anche uno di quelli là che oggettivamente mostra i margini migliori e anche in prospettiva le caratteristiche per poter affermarsi anche in categoria superiore. Andiamo in pubblicità, subito dopo la seconda parte di Zona Mista News con Guglielmo Accardi. Seconda parte di Zona Mista News in compagnia di Guglielmo Accardi. Ci addentriamo nell'aspetto tecnico, come al solito Menichini deve fare la conta dei superstiti. Una mezza buona notizia arriva dalle condizioni di Empereur, perché consente a Menichini di avere la possibilità di poter dirottare Tuia sulla corsia di destra, perché Colombo quasi certamente non ce la farà per la gara di sabato l'altro contro il Lanciano, per il momento il Lanciano, giustizia sportiva permettendo, al Biondi probabilmente si proverà a recuperare per la gara di ritorno del mercoledì successivo. Oggi primo allenamento per quanto riguarda Colombo, ma soltanto una leggera corsa, non ha neanche provato a forzare. Empereur sta meglio anche Ronaldo, anche se nel modulo 4-4-2 che certamente Menichini adotterà anche in terra d'Abruzzo, difficilmente il brasiliano troverà spazio, mentre sono da valutare le condizioni di Moro, scusatemi, che ancora lamenta dolore alla schiena, ma il ballottaggio in questo caso sarebbe tra Moro e Hojer, ma solo ed esclusivamente per condizioni fisiche di Moro, cioè non dovesse farcela, giocherebbe Hojer, ma se ha tutti e tre i centrali disponibili, Guglielmo, Menichini ha fatto capire lettere che Pestrin in questa partita, in questi 180 minuti non lo toglie. Io ho tante perplessità su questa soluzione, l'ho sempre detto, perché secondo me in un centrocampo a due i giocatori più funzionali sono Hojer e Moro, per cui è una scelta dell'allenatore che io da questo punto di vista non condivido, però poi voglio dire, ci può stare, ci sta di tutto, magari Menichini in questo momento magari può anche valutare di affidarsi a un giocatore di esperienza che gli possa servire in campo proprio dal punto di vista del carisma e della personalità. Per quanto riguarda invece una prestazione di corsa, di quantità, io credo che la scelta dovrebbe ricadere su Moro e su Hojer. Allora, andiamo ad evadere un po' di posta, tanti messaggi per Accardi. Nico fa una filippica in cui, insomma, in buona sostanza parla delle vittorie in trasferta di Novara La Spezia, di cui abbiamo parlato, della mancata programmazione della Salernitana che ha comportato in buona sostanza questo stato di cose che continua ad essere un'opportunità, perché vista la classifica non c'è mai stata una squadra ai playout, tranne in un solo caso che a 45 punti ha guadagnato i playout. Goals
ci scrive: signori, rendiamoci conto che a Roma gli 8 milioni per 2 anni a Prandelli, 2 netti all'anno, 4 lordi, ci sono, mentre a Salerno non hanno speso 40.000 euro per sostituire un allenatore già scadente come Torrente. Accardi, come legge queste mosse? Per me chiarissima volontà di tenere la Salernitana a servizio della Lazio, minimizzando il più possibile i costi. No, non credo che sia stata una scelta economica quella di Meneghini, credo sia stata una scelta convinta di riprendere un allenatore che l'anno scorso aveva guidato bene tutto sommato la squadra in Lega Pro e che per il suo modo, ecco, di approcciare magari col gruppo poteva essere utile quest'anno. Non credo sia stata fatta una considerazione di tipo economico. Credo invece che tutto sommato l'organico della Salernitana quest'anno non era affatto un organico scadente, peggiore di altre squadre che si sono classificate meglio. È mancata completamente, insomma, la gestione, secondo me, del gruppo della Rosa, ed è mancata sicuramente una certa logica, una certa linearità di progetto tattico, di progetto tecnico, perché non è mai stato inquadrato dall'inizio un sistema di gioco funzionale e appunto giocatori che potessero esprimersi in uno di questi sistemi. Mi piace questo ping pong tra gli internauti e l'ospite, in questo caso Guglielmo Accardi, perché Dodger ti ascolta e dice: Accardi sicuramente conosce orientativamente il monte ingaggi della Salernitana, che è bene ribadirlo, non ha speso soldi per acquistare i cartellini dei calciatori. Premesso questo, la società ha incassato circa 3 milioni e mezzo da Sky, circa 3 milioni dal botteghino, circa 700 mila euro dalla cessione di Gabbionetta, ha ricevuto un premio in denaro per essere il terzo manterboso della cadetteria, sono in arrivo altri 200 mila euro di incasso per la partita di play-out con Lanciano. Beh, direi che il bilancio è più che positivo, no? Si poteva fare di più, insomma, in buona sostanza. Allora, il monte ingaggi a Salernitana non è un monte ingaggi piccolo. Cioè, Lotito i soldi li ha spesi, li abbia spesi bene o male, questo poi è sempre il risultato finale che ce lo dirà. Però io credo che, è evidente che Salerno è una piazza che poi ti consente di fare determinati incassi, ti consente di introitare tanto rispetto a quello che spendi. Però io credo che Lotito da questo punto di vista non si sia mai tirato dietro. Allora, Tifoso 40, pensiamo a salvarci e non fantastichiamo troppo. In caso di salvezza invito gli amici tifosi, almeno a stretto giro di anni, con questa società a non pensare ai grossi giocatori, tanto non potremo mai salire in massima serie con le attuali regole. Questo è un po' il cruccio che si sta ponendo la tifoseria dall'inizio di questo campionato e soprattutto durante il campionato, Guglielmo. Per le regole dell'incompatibilità eventuale di Lotito? Sì. No, io credo che questo sia un falso problema. Credo che Lotito, se avesse l'opportunità, porterebbe volentieri anche la Salernitana in Serie A. A quel punto poi si troverebbe la soluzione per il problema dell'incompatibilità. Nico, per Accardi, due domande. Lei è stato alla dipendenza di Giovanni Lombardi. Ci conferma che, come da lui più volte ammesso, al desiderio di divenire il presidente della Salernitana? L'ennesima conferma si ebbe quando presentò la manifestazione di interesse al Comune. Beh, in quel caso non fu l'ennesima, magari fu la prima, perché stiamo parlando di 5 anni or sono. Due, ammesso che lo stesso Lombardi ci riuscisse nella scalata alla Salernitana, cosa c'è da attendersi? Chi meglio di lei può conoscerlo? Avrebbe dunque le potenzialità economiche, oltre che le giuste competenze, per mantenere una squadra in B con all'orizzonte la Serie A? Ma lui sarebbe sicuramente contento di poter prendere la Salernitana. Il potenziale economico sicuramente non gli manca. Le competenze non è detto che debba averle lui. Lui sarebbe il presidente, le competenze dovrebbero averle gli uomini che eventualmente lavorano per lui. Sì, sicuramente sarebbe una soluzione importante, perché potrebbe garantire la Salernitana dei campionati di livello, una stabilità ambizioni addirittura, sì, soprattutto sì, dal punto di vista delle ambizioni sicuramente potrebbe garantire molto. Allora Frank, per me, come è la situazione contrattuale di Sciaudone? È vero che se lo Spezia dovesse vincere i playoff e salire A ci sarebbe un obbligo di riscatto da parte dello Spezia? Sì, è vero. Augurandoci che la Salernitana si possa salvare per il prossimo anno, sarebbe bello vedere a Salerno calciatori come Di Francesco del Lanciano, Gozzi del Modena, uno dei migliori se non il miglior difensore centrale dell'attuale Serie B, calciatori che potrebbero trovare squadre in B visto che sono retrocessi. Allora, su Gozzi, Gozzi noi l'abbiamo raccontato, è stato un giocatore attenzionato dalla Salernitana,
contro la Salernitana ha fatto anche un'ottima partita, è un buon giocatore, non lo considero personalmente il miglior difensore della Serie B, anche se contro di noi sembrava praticamente un fenomeno. Ricordavo, a proposito, era Bonazzoli l'attaccante del Lanciano, sì. Lanciano che ha pescato e molto bene dal parco settore giovanile di varie squadre. Io ho decantato, ho tessuto le lodi di Vitale, che insomma scuola Juventus, che a Salerno mi ha fatto un'ottima impressione. Per quanto riguarda Sciaudone, è vero che c'è l'opzione in caso di promozione nella massima serie dello Spezia. La cosa paradossale è che l'avventura di Sciaudone a Salerno, quasi certamente, sebbene ha un triennale con la Salernitana, è in prestito, ma c'è un accordo tacito tra le parti che anche non dovesse esserci e quindi non dovesse rivalersi lo Spezia in caso di promozione, ci sarebbe praticamente un escamotage per cui Sciaudone andrà comunque, rimarrà allo Spezia, a meno che non cambino completamente gli scenari. Ti chiedo invece, Guglielmo, a proposito di insomma un breve flash di mercato, sei chi meglio di te, la Salernitana l'anno prossimo, auguriamoci in Serie B, da chi deve ripartire? Come parco giocatori, perché tu prima hai detto una cosa che anche condivido, tecnicamente non è che stiamo parlando di giocatori scadenti, forse la carta d'identità non è più verde, forse non erano funzionali a un progetto, quindi una volta stabilito che puntiamo su Accardi che fa il 4-3-3, da chi ripartiamo? Ma sono tanti i giocatori dai quali ripartire, cioè dai Donnarumma, dai Coda, dai Nalini, dai Gatto, dai Oikonomidis, da Ogier, lo stesso Moro. Io credo che l'analisi sulla rosa, il paradosso è questo, che alla fine ci sono tanti giocatori che hanno dimostrato, secondo me, anche di poter fare la categoria. Quello che è mancato è stata la gestione e la coerenza, insomma, in questa gestione, che probabilmente ha fatto in modo che i risultati non arrivassero. Però veramente io credo che la rosa è una rosa, insomma, valida. Curva Sud, in tempo reale, finalmente una persona che dice ciò che pensa senza problemi, altro che l'ospite di ieri. Non è vero, insomma, Grassadone, magari un po' di diplomazia, è chiaro, quando lo stuzzicavamo sul collega ci mancherebbe. Io, se chiedo ad Accardi che opinione ha di Fabiani, magari ne pensa o bene o male, ma sarà un po' più diplomatico, ma non devo fare il difensore di nessuno. Moro e Ogier sono insostituibili con Pestrino nell'ultima mezz'ora, se c'è da battagliare. Che tristezza vedere Accardi in TV che conosce la Salernitana meglio di colui che sta dietro la scrivania. Ecco, cioè ti ha chiesto, cioè, dovendo fare una percentuale di responsabilità, perché oggettivamente Salernitana sta bene, tecnicamente è una squadra valida, però ai play-out c'è qualcosa che non è andato, Guglielmo. Beh, quello sicuramente, ma torno a dire, io la carenza maggiore l'ho vista nella gestione, nel senso che, voglio dire, è anche qua la responsabilità di Fabiani. Credo che a un certo punto, se un allenatore, se degli allenatori non trovano il bandolo della matassa, il direttore sportivo è quello che è chiamato a farlo, è quello che è chiamato a affiancare l'allenatore anche proprio nella scelta. Anche se con questo allenatore non si rivolge la parola, o quasi, insomma, volendo forzare. Ma si manda via l'allenatore che non ascolta, insomma, la voce del direttore sportivo, si manda via. Il ruolo del direttore sportivo è sopra. E se tu, società, mi prendi un allenatore che sai che con il direttore sportivo, a parte, evidentemente c'è un messaggio al contrario. Cioè, io ti dico così, però è chiaro che nel confronto con un allenatore, se uno porta le proprie tesi e sono logiche, sono coerenti, sono veritiere, l'allenatore è stupido se non ti ascolta. Certo. Cioè, il ruolo del direttore sportivo è anche quello di aprire la mente all'allenatore, quello di farlo riflettere sulle situazioni, quello di porgli delle soluzioni. Quindi a questo punto è chiaro che deve essere, voglio dire, o tu sei stupido l'allenatore se non accetta questo tipo di collaborazione, perché spesso l'errore che fanno anche gli allenatori è quello di vedere la società come l'antagonista, invece spesso la società è quella che ti affianca nelle scelte, è quella che ti aiuta nella gestione di un gruppo. Come si prepara una partita del genere in cui non sai ufficiosamente sai che potrebbe non essere quello l'avversario e hai 10 giorni di tempo ancora? Si prepara, secondo me, esclusivamente curando l'aspetto fisico, nel senso, in questa prima fase, di cercare di recuperare al meglio gli infortunati e cercare di portare la squadra in un livello di condizione ottimale. Poi a questo punto del campionato c'è anche poco tempo per gli aspetti tattici, diciamo che si inquadra un sistema di gioco che poi può essere valido, e la Salernitana non ha da inquadrare sistemi di gioco perché l'unico disponibile che ha credo sia il 4-4-2,
Quindi una volta recuperati gli infortunati e messa la squadra in condizioni almeno fisiche di potersela giocare nel migliore dei modi, si provano quelle che sono le soluzioni e quelli che sono gli automatismi di quel sistema di gioco, indipendentemente poi da chi si va a incontrare. E invece, dato che molti parlano anche dell'aspetto mentale, Guglielmo, in questo momento, molti giocatori hanno detto a più riprese avremmo voluto giocarla subito, il primo è stato Menichini. Io continuo a dire, ma la giocavi con chi? Perché Perfetto. in questo momento tu No, avevi sì. proprio oggettivamente delle... Sicuramente dal punto di vista nervoso, mentale, questa attesa rischia di snervarti e di toglierti molte energie. Però il dato di fatto è anche che la Salernitana aveva urgente bisogno di qualche giorno in più per poter recuperare gli infortunati, per poter recuperare dei giocatori importanti. Quindi da questo punto di vista la scelta non si pone, meno male, anzi che c'è stato questo slittamento, secondo me, di una settimana, consente alla squadra di recuperare meglio. L'aspetto mentale, ripeto, queste sono partite che non credo ci sia bisogno di motivare particolarmente un gruppo, cioè si arriva al punto dove Ti giochi le tutto. motivazioni devono essere a mille, si gioca tutto, si gioca credo contratti in essere, si gioca premi, si gioca Contratti in contratti in divenire. divenire, si gioca credibilità, si gioca professionalità e prestigio. Quindi da questo punto di vista non credo che sia. Questo è l'ultimo dei problemi arrivato in fondo a un campionato. Guglielmo, siamo quasi in conclusione. Ti volevo girare questa considerazione di Natale con il nostro affezionatissimo telespettatore in internauta. Buonasera, caro Eugenio, io continuo a insistere sulla mia teoria. La salvezza, la Salernitana se la deve costruire in trasferta, come del resto stanno facendo quasi tutte le squadre che stanno passando i turni sia in B che in C, per poi consolidarla nella partita casalinga, perché la Salernitana non ha nelle corde la capacità di ribaltare un risultato negativo nella partita di ritorno. Infatti, anche nelle partite in cui si è procurata tantissime occasioni, non è riuscita mai a concretizzare molto. Poi, ammesso che le cose andassero male, vorrei sapere perché si sono tenuti fuori i giocatori validi, uno su tutti schiavi, adesso Tuia gioca solo perché non ha alternative, poi Bonatti se ne va e la Serie C la vediamo noi. Insomma, è un'analisi che io non mi sento Sull'aspetto di sulla questione schiavi, credo che che noi, noi in più di un'occasione. non più tardi di un Allora, mese Schiavi fa. sta bene, Schiavi sta bene. Chiariamo questa cosa. Schiavi sta bene e andava recuperato secondo me a tutti i costi perché, parentesi, i giocatori secondo me vanno sfruttati, tra virgolette, e con le dovute, voglio dire, attenzione per quello che ti possono dare. Alla fine dell'anno, se con un giocatore hai avuto problemi, tu allenatore, tu società, tiri le somme e se ritieni dove lo mandi via. Ma fin quando un giocatore c'è in organico, lo devi, ripeto, dire tra virgolette, sfruttare e devi tirare fuori Il tutto il massimo, possibile. certo. Schiavi era la tipica soluzione, la tipica situazione dove bisognava turarsi il naso, qualunque Era cosa era successa. successa, mettere nelle condizioni Schiavi di poter essere disponibile. A oggi, Schiavi, in queste situazioni di emergenza, in questa situazione soprattutto di particolarità di partita, era un giocatore esperto, valido, 300 in B non sono. perfetto, un giocatore esperto, valido, che messo anche secondo me nelle situazioni fisiche ottimali per giocare, perché non era un giocatore usurato dal campionato, e poteva venirti utile. Invece, parliamo sempre un po' per sentito dire, pare che sia stato per uno screzio, per una parola detta male piuttosto che No, detta anche per una peggio. storia di una convocazione in primavera che avrebbe Perfetto. rifiutato. Ma il punto è un altro, siamo in conclusione. Io poi volevo sapere anche dal punto di vista proprio strategico, se condividevi l'opinione di Natale, di tanti che hanno scritto del discorso di provare a ipotecare la B a Lanciano Sì, direttamente. beh, è chiaro E di quello. non fare i calcoli perché la Sì. Salernitana, lo ricordiamo, ha il vantaggio non solo della gara di ritorno, ma anche in caso di doppio Certo, pareggio. quello sarebbe auspicabile, però poi le partite, c'è un'inerzia delle partite che tu può essere impostata in un certo modo, e poi ci sono all'interno della partita degli episodi che te la possono condizionare in un modo o nell'altro. È chiaro che cercare di andare a chiudere il discorso a Lanciano Non plus ultra. sarebbe non plus ultra, però di fronte ci sarà una squadra che magari A fare proverà a altrettanto. capitalizzare soprattutto nella prima partita Certo. giocando in casa. Quindi, sono discorsi ma prettamente virtuali, prettamente voglio dire astratti, perché poi alla fine quello che sarà l'inerzia della partita lo decideranno gli episodi. E naturalmente il campo. A proposito, concludendo sul discorso schiavi, c'è anche un fattore meramente aritmetico. Mi dicono di chiudere. Schiavi è uno dei giocatori più pagati della
della Salernitana. Da un punto di vista anche solo ed esclusivamente, tu sei dietro la scrivania, anche solo ed esclusivamente, cioè di interesse patrimoniale, certo, societario, il club ha tutto l'interesse a che il giocatore giochi, perché altrimenti va a depauperarsi un suo bene, a svilirsi un suo prodotto, anche perché non è funzionale alla causa. Quindi questo mi chiedo, cioè è possibile che ci si faccia addirittura Arachiri e Menichini abbia lo scettro in mano della situazione? Questo mi suona veramente. Questo è, quando ti dicevo che il ruolo della società, in questo caso del direttore sportivo, è anche quello di entrare a gamba tesa sulle scelte dell'allenatore, anche proprio nell'interesse della società, sia patrimoniale che tecnico. L'ultima cosa di Schiavi: se è vero che ha rifiutato di andare a giocare la primavera, perché probabilmente gli è stato posto male l'invito ad andare con la primavera, magari si prende Schiavi da parte, dice: senti Raffaele, vedo che stai recuperando bene, però in questo momento hai bisogno di una partita, vattela a fare con la primavera, così torni già in condizione, dalla prossima sei disponibile. Cioè basta poco, è giocatore, anche raccontargli qualche sciocchezza, però in quel momento serve. E la capacità anche questo è dirigenza, anche questo è... Quando parlo di gestione, quando parlo di... di gestione di un gruppo, Guglielmo, mi linciano, però è interessantissima, scusatemi, proprio 20 secondi. Nico, onestamente sono in parte sorpreso dalle parole di Accardi, non mi attendevo tali potenzialità da parte di Lombardi, che individuava al massimo con Presidente per una discreta Lega Pro. Dunque, secondo lei ci sono possibilità di acquisizione in estate, dati anche gli ottimi rapporti tra Lotito e Lombardi? Io credo che se la Salernitana e come ce lo auguriamo tutti, si salva in B, Lotito non la cede. Se dovesse malauguratamente ritornare in Lega Pro, Lotito potrebbe essere stanco, insomma, di questa piazza e quindi potrebbe cederla. A quel punto Lombardi sicuramente allestirà una squadra forte, ma veramente forte, per poter ritornare subito in B. Allora, auguriamoci che rimaniamo con Lotito, perché significa che rimaniamo in Serie B. Grazie a Guglielmo Accardi, direttore sportivo, grazie ai tanti telespettatori che ci hanno tenuto compagnia, ai tantissimi internauti che hanno interagito con noi al nostro sito internet. Abbiamo cercato come sempre di evadere tutti i messaggi urbi e torbi, lo faremo anche domani puntuale alle 20:30 su TV Oggi Salerno, solito, classico, tradizionale. Ciao. In collaborazione con visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.